Allora, lei che ha pettinato teste così celebri e sì, famose? Sì, a volte neanche le conosciamo, però dopo ci vengono a ringraziare e ci dicono grazie perché mi ha dato una bella immagine, un buon consiglio, tutte queste cose qua. Anzi, magari diciamo di migliorare anche la loro immagine perché è un po' il nostro lavoro e... Ad esempio, che consiglio ha ultimamente? Ha chiesto consigli? Ma guarda, lui molta gente non la conosciamo, l'ho conosciuto... La Teresa? Grazie mille, sì, anche questa sera... La Teresa cosa ha detto? Come l'ha trovata? Ma, io direi bene, però può migliorare tante cose. Farlo in velocità perché poi pensa che no, siamo preparati perché direi lo facciamo in tutto il mondo, dall'Inghilterra alla Polonia, in Francia, perciò per noi non è un problema. Certo, a volte magari troviamo gente che ha ancora i capelli bagnati e si fa dei miracoli, però riusciamo sempre a tirare fuori una buona immagine. E qual è la testa capricciosa, la testa capricciosa che c'è? Non è che abbiamo trovato difficoltà, anzi direi noi siamo altamente preparati per fare delle cose molto più belle. Quindi si trovano soddisfatti? Abbiamo la moda mondiale, abbiamo una scuola, abbiamo 6 saloni. Ovviamente siamo preparati a tutte queste cose qua. Ovviamente in 10 minuti, in 8 minuti si cerca di dare il meglio, ecco, della professionalità. Cose di alta moda, ma è come lavorare nel prêt-à-porter, quindi si creano situazioni di acconciature, di raccolti, anche un po' commerciali, quindi senza dare fatto. Grazie.